Ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro night show Viva la Mamma! Io sono Monica e con me alla regia c'è il nostro Emanuele. Ciao regista! Tutto bene? Mi fa ok con la manina, quindi tutto bene. Oggi venerdì 26 novembre 2021, ore 21:01, l'ultimo venerdì di novembre, perché da settimana prossima entriamo finalmente nel mese dedicato al Natale. Poi avremo delle puntate a tema, ma non vi anticipo niente. Vabbè, se avete visto qualcosa sulla pagina Facebook di Viva la Mamma, vi dico solo che se volete mandare dei messaggi natalizi, potete farlo all'email che è monica.fiorin@radiosp30.xyz. E nella puntata del 17, prima, proprio prima di Natale, leggerò i vostri messaggi in diretta. Quindi portatevi avanti e cominciate a scrivere. Questa sera sono molto contenta perché facciamo una bella tavolata di sole donne. Questa sera, perché è collegata con me, ci sono due fantastiche donne. Una la conosciamo già perché è una nostra amica. Sto parlando di Antonietta Incardona, la nostra pianista e insegnante di musica, che abbiamo già trovato altre volte perché ci presentava, non da sola, perché abbiamo avuto anche dei maestri, insomma, ci ha sempre portato un sacco di personaggi molto interessanti. E questa sera ce ne ha portata un'altra, e cioè sto parlando di Maria Pia Trevisan, che è, tra le altre tante cose, anche una scrittrice. Quindi, care signore, buonasera. Monica, buonasera a tutti. Buonasera e buonasera agli ascoltatori. Grazie mille. Come state, signore mie? Ma insomma, direi che sto bene. Oh, bene, Sto bene, bene. grazie. Ah, Tu che dici? una bella voce squillante, cara Maria Pia. Mi piace, è una bella voce. È 83enne, questa voce. Caspita, complimenti! Non l'avrei mai detto. È una donna fantastica, Maria Pia, figuriamoci, ci Caspita! esageriamo perché creiamo delle aspettative sul volto. No, ma scherzi, complimenti, complimenti davvero. Quindi ai nostri ascoltatori voglio dire solo una cosa, che se vogliono possono interagire con noi in diretta tramite Spreaker oppure direttamente sul sito della radio, che è radiosp30.xyz, e da lì possono mandare i loro messaggi che leggeremo in diretta se avranno voglia di scrivere qualcosa. Quindi, care amiche, io questa sera facciamo una bella tavola rotonda. Io mi immagino tutte e tre assieme, davanti magari a un tè o magari una tisana, con due pasticcini, Bicchiere d'acqua. due bicchieri d'acqua, va benissimo, stiamo leggere. E così ci facciamo una bella chiacchierata, perché parleremo di tante cose, parleremo di musica, parleremo, ma anche di una bellissima cosa, di un romanzo, l'ultimo, uscito da poco, perché è uscito ad ottobre, giusto, Maria Pia? Ottobre del 2019 e purtroppo si è fermato un po' per il Covid. Certo, quindi 2 anni Adesso fa. riprendiamo. Riprendiamo, esatto, ci siamo fermati 2 anni fa, è come se fosse niente, noi chiudiamo questi 2 anni, li lasciamo chiusi da qualche parte e riprendiamo come se, insomma, niente, ci dimentichiamo questi 2 anni che non ci sono molto piaciuti. E quindi Maria Pia questa sera è qui con noi per presentarci la sua ultima opera, il suo ultimo romanzo. Vuoi dire tu, Maria Pia, come si intitola? Il titolo è Le radici del caprifoglio ed è pubblicato da Alieno Editrice di Perugia nel 2019, nell'ottobre del Certo. 2019. Quindi Benissimo. è praticamente la mia quinta opera, il mio quinto romanzo e Ah, sono contenta di caspita. averlo scritto. Complimenti, insomma, già il Cinque quinto. romanzi, ma anche altre pubblicazioni fatte collegialmente con altre donne. Bene, bello, mi piace questa cooperazione femminile. Bene, ben venga, perché dicono che a volte le donne magari non riescono a lavorare tanto bene insieme. Invece sono contenta, mi fa piacere di sentirti dire questa cosa, perché comunque le donne hanno un sacco di risorse, un sacco di, insomma, tante, tante belle cose.
E quindi benvenga. Adesso direi che ascoltiamo il primo brano questa sera. Come aveva richiesto Antonietta, ci sarà una serata speciale. La musica di sottofondo, io mi immagino questa sera siamo vestite con un bell'abito lungo, appunto al nostro tavolo, ci sono delle luci soffuse. E al centro di questo locale, questa sera siamo in questo locale un po' jazz, mi immagino così. Una bella luce al centro del palco e ascoltiamo, vediamo chi ci viene a trovare il primo, diciamo, il primo outsider, perché partiamo subito alla grande con Frank Sinatra che si esibisce davanti a noi. Va bene, care amiche, vi piace questa ouverture? Benissimo, allora ascoltiamoci Summertime, musica. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Gonna rise up to singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. Till that morning. Nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. One of E ben ritrovati su Radio SP30. Beh, devo dire che il nostro primo, insomma, intrattenitore non è stato male. Cosa dite? Sì, assolutamente, Siamo bellissimo. partite col botto, no? Esatto. Veramente un caposaldo della musica. Eh sì, Bene, bene. decisamente, decisamente. Quindi, cara Antonietta,
Parlavamo di musica, quindi dici perché tu sei, insomma, il capostipite della musica. Quando c'è Antonietta, noi parliamo sempre di musica e di bella musica soprattutto. Sì, allora io vabbè, intanto devo ringraziare per l'invito, ovviamente, poi vabbè, Maria Pia che comunque è sempre disponibilissima e poi vabbè, lei scrive veramente molto bene e partendo diciamo così, da un suggerimento del mio sindaco, no, di Ozero, Sì. di Guglielmo Villani, ho praticamente organizzato a Ozero questa mini rassegna. La prima giornata si è svolta domenica scorsa con il poeta Filippo Amato, che ha presentato Sì. il suo libro di poesie, e lì abbiamo con la musica abbiamo lavorato sulla musica classica, fondamentalmente con la flautista, con Chiara Brusa. E invece qui con Maria Pia ho voluto dare un taglio molto più cioè, raffinato, elegante, particolare, un po' diverso, perché domenica pomeriggio lei presenterà come seconda, diciamo, puntata tra virgolette, Sì. il libro, gli audio li farà consigliare alle ore 16 e abbiamo deciso di sottolineare questo splendido libro, perché è veramente uno splendido libro, il contenuto, i sentimenti che ci sono all'interno con la musica jazz. Che E in bello. particolare ho iniziato, sì, infatti, ho avuto, diciamo, la fortuna di incontrare, anzi, di incontrare, è mia collega quest'anno a scuola, alle medie, Paola Pierri, che è una Ah, bene. cantante jazz bravissima. Ha lavorato 3 anni in America, in Giamaica, e lei è una cantante soul, Che meraviglia, sì, ho lounge sentito. music, ha una voce Sì. Ha veramente eccezionale. E una quindi voce, sì. oltre ad essere una brava cantante, perché siamo diventate amiche subito e ci siamo subito intese, quindi abbiamo deciso di mettere in piedi un duo Ah, wow. per riprendere questo repertorio jazz, ma alle origini, cioè com'era proprio la canzone, non troppo elaborata, sai, Sì, jazz improvvisa, sì, no? sì. Tanto, quindi a volte si va un po' a snaturare quello che può essere la base, È diciamo, melodica vero. della canzone, perché erano canzoni quelle, cioè Sì. canzoni vere e proprie, insomma, non, quindi semplici tutto sommato, no? Con delle armonie particolari, dei ritmi particolari, eccetera. Quindi abbiamo deciso di riprendere in mano questo repertorio, abbiamo già delle date, tra l'altro, e domenica debuttiamo con la Maria Bene. Pia, Wow. no? E quindi Summertime sarà uno dei brani che sicuramente sentirete nell'evento durante questo pomeriggio, no? Quindi, insomma, ringrazio anche il sindaco che mi dà sempre questa disponibilità e appoggia sempre quelle che sono le attività dell'associazione, no? Beh, bello, Quindi. importante, beh, insomma, un bel appoggio, meno male che ci sono riusciti, insomma, ci sono queste Sì, cose perché è importante. Poi, vabbè, tu sei sempre impegnatissima in tantissime cose e ti faccio i complimenti perché poi, appunto, sei una Wonder Woman della musica. Ti immagino con questo bel carina. costumino, esatto, che svolazzi da tutte le parti, ma sei favolosa, sì, assolutamente. Quando poi incontri persone come te, perché sei brillante, perché sei accogliente, perché Che sai un sacco di carina, cose, la grazie. possibilità di proporti, e poi come la Maria Pia, che comunque scrive bene, è di un sentimento vivente, no? È un'emozione vivente. E anche Paola, veramente Paola, è stato un incontro molto bello, perché è un genere di musica, io comunque faccio classica sempre, da sempre, Sì. però il jazz è, cioè un Gershwin piuttosto che una Duke Ellington, piuttosto che insomma Armstrong, eccetera, sono sono dei brani che sono stati Sì, dei capolavori. E quindi proprio. suonarli pianisticamente danno molta soddisfazione, anche se non sono una pianista jazz, però Certo, l'interpretazione però ti trovi, certo, esatto. sì, ti veste bene, ti si veste bene, insomma. Bello. Sì, mi piace moltissimo questo repertorio. Sì, non è che lo puoi fare in tutti i locali, è un Certo. repertorio raffinato, insomma, no? E Sì. Paola ha una voce veramente straordinaria. Adesso uscirà un singolo, Ah, bene. suo, che è dicembre, perché compone anche, Che e brava. adesso te lo dico in anteprima, uscirà Ah, un disco di Natale nostro con che 3 brani. meraviglia. Un inedito dove lei ha composto il testo, perché ne Sì? compone anche.
brava. la musica, la musica l'ha composta Leonardo Lazzaga, che è un compositore che da anni scrive per me, e poi Pombo Edizioni, come Fabio Bertin, pubblica il disco. Quindi lo si troverà Bene. sicuramente nei prossimi concerti, lo avremo fisicamente, e poi vabbè, ovviamente su Certo. tutti i canali Sì. Spotify, YouTube, quelle cose lì, Certo. insomma, Ah no, beh, io sono la voglio perché aperte. appunto, come dicevo prima, il 17 dicembre faremo la puntata di Natale e ci sarà sicuramente anche, ci sarete anche voi con me perché aumenterà il vostro Sarà pezzo. contenta la Paola se ci sta ascoltando, perché poi tra Sicuramente. l'altro siamo entrati molto in sintonia, ti devo dire, Che come la malattia, bello. proprio quelle Bene. amicizie, quelle belle emozioni, quelle belle energie, no? Bello, Che bello, bello. nascono. È stata una fortuna anche per me incontrare Antonietta, Sì, beh, Antonietta è una forza della natura. è un vulcano di idee, Brava. anche. E poi se si diventa amiche è per la pelle, per sempre, Sì, brava, rimane brava. è per sempre come un gioiello per Sì, sempre. esatto, è vero, hai ragione. Un bel tatuaggio, abbiamo un bel Comunque, tatuaggio. e quindi niente, quindi invito tutti domenica a venire a sentire sia la presentazione del libro, che tra l'altro sarà presentato, avremo come relatrice Enrica Galeazzi, giornalista, amica fantastica, una persona di Bene. una competenza Insomma, devo dire che qua impressionante. questo poker d'assi ci sono un Vero, sacco è di un poker donne. d'assi. Non a caso, hai letto poi Certo. la biografia della Maria Pia, ti renderai conto del personaggio che abbiamo qua vicino. È certo, un bel poker Non d'assi. esageriamo, non esageriamo. Viva le donne, Viva le assolutamente. donne, Sì, esatto. sempre, E quindi sempre. niente, ore 16 sarà consigliare a Orbero. Perfetto. Invito tutti. Sì, E sì. quindi adesso niente, ci dobbiamo concentrare. Saluto la Paola che ci sta ascoltando, Bene, e Cristina che salutiamo. sta facendo Ciao niente. Paola. Esatto, la salutiamo. E niente, quindi ci concentriamo su questo meraviglioso libro. Bene, sì. Allora direi, visto che l'abbiamo nominata, la Paola, ormai per me la Paola è diventata un'amica anche lei a distanza, la Paola, direi che allora ci ascoltiamo un suo pezzo perché siamo tutti curiosi di sentire questa splendida voce. Cosa dice Antonietta? Sì, assolutamente, ne vale la pena, assolutamente. Benissimo, e allora musica.
E ben ritrovati su Radio SP30. Avete appena ascoltato la favolosa voce di Paola Pierri, ne abbiamo parlato prima, della nostra amica a distanza, che tra l'altro è a distanza ma è con noi perché ci ha appena scritto, leggo i messaggi che sono arrivati. Allora, anche lei appunto dice che è in diretta, quindi ti ringraziamo per essere con noi. Fai complimenti ovviamente a Super Antonietta, la nostra mitica insegnante pianista, e mi scrive proprio che è stato un incontro fortunato anche per me. E guarda, ne sono sicura perché veramente conoscere Antonietta è proprio una fortuna. Dice che non ci vede, appunto, non vede l'ora di conoscerci personalmente. Come dicevo, guarda, appena riusciremo a tornare in radio, sicuramente verrai e magari ci canterai qualcosa dal vivo, che insomma è un'altra cosa, vero? Certo. E fai gli auguri, fai complimenti anche a Maria Pia, alla radio, ci dice, ecco, poi la cosa che mi piace un sacco, e scrive: viva la musica, viva la poesia, viva l'amicizia e viva i sentimenti, quelli veri. Ecco, concordiamo. Che bello, Sì, esatto, grazie Paola bellissimo. per queste belle parole, veramente molto molto belle, ci arrivano dritte dritte al cuore, grazie. Viva, 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 viva. Viva, viva, esatto, sempre viva, sempre viva. Ed è proprio una bella cosa, devo dire che i nostri, insomma, questi poker, questo poker d'assi è proprio un bel poker. Complimenti a tutti, perché qua ognuno con i propri talenti, appunto abbiamo una scrittrice, una musicista, una cantante musicista che è con noi online, insomma, devo dire che questa sera abbiamo un super livello. Un super livello Grazie. e tutte un be dei bei fiocchi rosa. Ecco, questa cosa che mi piace, lo dicevo prima, mi piace proprio un sacco. Che devo dire che il talento, a volte il talento femminile non è, diciamo, così considerato, ma noi lo consideriamo, anzi, lo promuoviamo perché va promosso. E tanti, tanti, tanti complimenti a tutte per la propria, ovviamente, il proprio estro. Bene, Grazie, ecco, ci scrive anche Alessandro e dice: Alessandro Ferrara dice: le donne sono la nostra forza. Grazie, grazie per essere ma qui che con noi. Esatto, bello, grazie Alessandro. esatto. E poi soprattutto perché appunto sappiamo che questa settimana per le donne è molto importante, per noi donne Sì. questa settimana. E quindi, beh, sappiamo bene appunto che purtroppo, ecco, dobbiamo ancora ricordarci della giornata del 25 novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne. Speriamo futuramente di non doverne parlare più, no? E questo sarà sicuramente, il punto di arrivo di tutto. Quando non se ne parlerà più, vuol dire Certo, che abbiamo ragione. esprimiamo tutti la speranza che non Sì. se ne debba più parlare, la Esatto, esprimiamo anche noi da qui, sì. proprio con tutto il cuore. Esatto, Ovviamente. sono molto contenta di questa cosa. Quindi, cosa facciamo, cara Maria Pia e cara Antonietta? Direi che adesso è ora di Maria Pia è parlare. tutta tua, è tutta tua Maria Pia. Adesso direi che è ora di parlare di questa ultima opera letteraria, appunto, che è uscita ormai 2 anni fa, di Maria Pia Trevisan, che è Le radici del Caprifoglio. Allora, cara Maria Pia, partiamo innanzitutto dal titolo. Spieghiamo bene questo titolo, che a me ha incuriosito parecchio. Titolo che ancora ho detto parecchio. Davvero? Allora, sì, il caprifoglio è un bellissimo fiore, dà un Sì. profumo molto intenso e dà le radici molto profonde. È un Certo. po' quello che dovrebbe essere un po' la nostra vita. Non si può scollegare la vita alle nostre radici, per cui ecco, le radici del Caprifoglio è un po' il senso che voglio dare alla storia che racconto, perché per sviluppare questa storia sono andata a vedere proprio le radici Certo. della mia infanzia, perché è una storia molto particolare. Parlo della relazione tra sorelle. Sì. Parlo dei sentimenti, della complessità dei sentimenti e della fatica anche che si fa a conoscere le persone che ci vivono accanto. È vero. Per cui è un libro abbastanza, diciamo, anche vissuto, perché
è in parte autobiografico, ma anche quello che non è vissuto, che non è autobiografico, l'ho proprio vissuto dentro per cogliere gli aspetti più profondi delle relazioni, della complessità appunto delle relazioni umane. Certo. Ecco, un po' questa cosa deriva anche un po' dalla mia età, no? L'hai Che detta fa. prima, tra l'altro, la tua età e La caspita. mia età, e la dico ancora con Brava, orgoglio perché a brava. 83 anni ci sono E direi arrivata. portati dignitosamente perché caspita. Complimenti, complimenti davvero. Ricordiamo il quinto romanzo, direi che. Vabbè, insomma, spero che non sia l'ultimo. No, ma va, assolutamente, ma no, Avrò no, ancora progetti per il futuro. certo, ma Ecco. certo. Altre cose bollono in pentola. Ah, bene, ma ci deve essere, secondo me, guarda, ci deve essere sempre qualcosa che bolle in pentola, perché proprio ci dà quell'energia, quella voglia proprio di andare avanti, di fare sempre cose nuove. E secondo me, ecco, il consiglio che possiamo dare a tutti è quello di avere sempre qualcosa che bolle in pentola, perché ci tiene vivi comunque, ci tiene proprio, ci apre tante cose e secondo me è veramente il segreto per andare avanti, per tirarci, se magari tante volte, insomma, sai, la vita comunque diventa sempre un po', magari un po' monotona, no? Se invece noi abbiamo sempre qualcosa lì nel cassetto, qualcosa che ci stuzzica, Ale, secondo me andiamo alla grande. Lei ha detto una cosa, lei, tu Tu Monica, va hai benissimo, detto una certo. cosa molto, molto giusta. Intanto la scrittura obbliga alla riflessione. Sì. E diciamo che io prediligo la scrittura, il metodo autobiografico. Certo. Magari, naturalmente l'arricchisco anche dichiarandolo, perché quello che è autobiografico deve Sì. essere, come dire, fedele a quello che si, a quella che è la storia. Ma a me piace mescolare autobiografia e romanzo. Certo. Ecco, la scrittura dell'autobiografia è anche terapeutica per chi non lo sapesse, perché si va a rovistare proprio nella nostra interiorità e si cerca di conoscerci anche meglio. Questo permette di conoscerci meglio. E poi si esprime anche proprio quello che si è accumulato, anche delle esperienze che abbiamo accumulato nel corso della vita. Il Sì. mio, per esempio, il mio impegno nel sociale, nella politica, nel sindacato, hanno fatto nascere dentro di me proprio questa curiosità di scandagliare la complessità dei sentimenti, perché abbiamo imparato, facendo politica, facendo sindacato, abbiamo Certo. imparato a guardare negli occhi le persone Che e quindi a bello. cercare di conoscere i problemi anche Sì, degli sì. altri, perché se bisogna trasformarli in buona amministrazione, non si può non avere l'occhio attento ai bisogni, alle gioie, ai dolori, delle persone che si incontrano. Sì, Ecco, beh, hai io faccio. detto una cosa bellissima, comunque l'attenzione, ecco, verso le altre persone. Esatto. Sì, Ecco, questo e è. questo libro mette un po', partendo proprio da una osservazione anche della gelosia che si genera tra sorelle. Io dico che la prima forma di gelosia è proprio quella che nasce tra sorelle e fratelli, perché Sì, è vero. ci si contende il corpo della mamma, Sì, ci si certo, è contende vero. la sedia, quella più sfondata che è a Sì, me, è vero. le fusa del gatto, i Sì. Sì. giochi. Ecco. E però queste sono, diciamo, le prime sfide che si lanciano da piccole, sono queste le piccole cose. E poi può succedere che crescendo ciascuna sorella prende una propria strada Certo. e nascono delle altre sfide, magari non dette, e nascono anche gelosie adulte. E poi ci si Certo. ritrova a fare i conti anche con questi. E questo libro vuole un po' mettere a fuoco come dire, sono queste
protagoniste sono infatti due sorelle, sessantenni, che tentano di ricucire un rapporto che nel corso della vita si è logorato, magari con logoramento sotterraneo, poi anche Sì. appunto hanno dovuto farci i conti con questa cosa. E Certo. l'occasione la dà Nina con una telefonata Sì. che sembra una bomba e Ah. che rimette in discussione, Un po' tutto. rimette in discussione. Ed è una telefonata un po' cattivella, insomma, Certo. un pettegolezzo raccolto e rilanciato senza filtro, Sì, così, no, esatto. Spiattellato così, esatto. mette in discussione il loro rapporto delle due sorelle e anche il rapporto di Sara con il proprio marito, perché il pettegolezzo riguarda lui. Si rompe questo rapporto con la sorella perché è stato devastante Certo. e ecco, diciamo che un po' la storia si basa sulla come dire, la rimessa in discussione delle certezze che tutte e due avevano prima, perché si innesca un processo di emancipazione e di riflessione in tutte e due le sorelle, questo fatto che è accaduto, che ha, come dire, creato questa rottura Sì, un insomma, po' è drammatica. stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Esatto, e si sono trovate a dover fare i conti con loro stesse e a cercare anche proprio di capirsi e di capire perché, insomma, è accaduta questa cosa. E Sara si ritrova nel cortile della vecchia casa, Sì. che si trova in un paese del sud-est milanese. Sì. Siamo in tempo di guerra, no? Quindi le bambine crescono in questo cortile, crescono solo con la mamma e la nonna, Sì. Certo. perché il padre è partito per il servizio militare e poi senza soluzione di continuità è andato in guerra e poi prigioniero in America, quindi c'è anche un po' l'osservazione anche di questa figura importantissima Certo. per la vita la mancanza di questa figura è stata Sì. importantissima Certo. per le due famiglie. Quindi ecco, i sentimenti che sono stati messi a fuoco sono sentimenti universali, no? E sono diversi, sono appunto l'amore, Sì. l'amore, perché poi alla fine è anche un romanzo d'amore, perché Sara, sono due sorelle completamente diverse. Diverse, Sara è certo. molto impegnata, Sì. Dina prende la vita un po' più alla leggera, ma di una Sì. leggerezza che io dico che è positiva anche la Sì, leggerezza nella vita. certo. Sì. Ecco, quindi però ecco, solo l'uno o solo l'altro forse non va troppo bene. Sì, Ecco. ok. Giusto, E qui giusto. c'è proprio un fenomeno di questo genere, una troppo seria E che ha preso l'altra, la vita troppo esatto. sul serio e l'altra che ama molto ballare, ama molto. E quindi non hanno molto da dirsi poi queste due sorelle perché Sì, hanno sono preso strade, esatto, sono un po' strade diverse. l'opposto. No, no, beh, certo. Non capisco. Poi è complice la malattia di Nina, perché a un certo punto Nina si ammala, e complice questa malattia le due sorelle si ritrovano, Certo. perché insomma di fronte al rischio di vedere, come dire, di perdere una sorella, si accantonano tutti i rancori e tutto quello Si che c'è mette tutto da parte, e certo. riprende un percorso insieme, ma è a questo punto un percorso di emancipazione di tutte e due, fatta magari anche un po' insieme, rimettendo proprio in discussione certezze che erano consolidate. Io sto forse dicendo troppo e quindi No, ma guarda, te lo direi che. dico, siamo rapiti da questa tua descrizione, veramente ci viene solo una cosa, una voglia pazzesca di andare sicuramente a prendere questo libro.
Perché Allora. ci penso che comunque ci ritroviamo un po' tutti in questa situazione, chi ha la sorella, chi ha il fratello, e si sa un po' le dinamiche familiari, no? È ovvio, la gelosia, esatto, la gelosia c'è sempre, ma la mamma vuole più bene a te, no? Vuole più bene a me, normalissimo, ci troviamo tutti dentro questa, proprio, questa barca, no? Poi c'è la fatica di vivere dentro la guerra. Beh, La questo. sorellina che era stata incaricata di occupare, no, la sorella grande era stata incaricata di occuparsi della sorellina piccola. Certo, sì. E per cui certe incombenze magari danno anche un po' fastidio alle Sì. bambine, no, che vorrebbe. E per cui esco. Anche da qui nascono le gelosie. Poi una era delicata di salute, la più piccola, e la più grande Quindi, esatto. comunque doveva sempre essere un passo indietro, perché se c'era l'ovetto, l'ovetto fresco, Era era per per quella la, certo, mamma. sì, insomma, è un bel quadro familiare. Ecco, ho cercato con un po' di confusione, perché devo dire la verità, sento di essere un po'... così di non essere lineare nella presentazione, però insomma, No, ma scherzi, no, ma no. il libro, guarda, è talmente intenso che a parte che lo si legge veramente di voi in pochissimo tempo, perché ti prende una Sì, quantità non riesci a d'angolato, metterlo giù. No, no, anch'io faccio così. assolutamente, Se, esatto, assolutamente, se guarda. sei rapito, non puoi metterlo giù il libro, devi arrivare fino alla fine, devi vedere cosa Sì. succede. Ma c'è Esatto. da dire anche che io voglio favorire questa lettura veloce, anche perché è proprio un mio modo di È scrivere, bello, bello. di concentrare, per cui il libro è di 115 pagine, per cui voglio dire, si legge in Si fretta anche legge, per questo. sì, ah, beh, assolutamente, ma no, poi le Si cose fa le belle, sintesi sì, esatto, delle ma poi le cose. cose veloci ci piacciono, nel senso, non è perché ci dobbiamo girare attorno, no, andiamo subito al dunque, No, è un'abitudine, veramente, è brava, proprio una mia caratteristica questa. brava, ti faccio i complimenti perché personalmente a me piace leggere questo tipo di romanzi, dove non è che si giri troppo attorno, insomma, si va dritto al sodo, no, e mi piace molto. Adesso, cara Maria Pia, ci ascoltiamo un altro brano. E beh, noi siamo sempre al nostro tavolino, no? Siamo sempre in quel locale con le luci soffuse e sta per Brava, entrare. brava. Ah, sta per. Intermessa tra la musica mi piace moltissimo. Sì, devo. Poi guarda, c'è sintonia, perché lei scrivo con poche pagine per cercare di, diciamo, concentro, no? E Sì. con Paola la scelta anche di questo repertorio concentrato, cioè Sì, prendere il succo, il nocciolo di quella, ci sono questi conciso, brani che certo. sono stati straelaborati, Sì, strae. sì, sì. Arricchiti, Sì. invece tornare No, comunque brava. alla semplicità Sì. diciamo, dell'emozione che ti dà il brano Sì, è un po' sì, una cosa, sintonia, ecco. sì. Sì, concordo, concordo. No, quando Ascolta. sono troppo coloriti, no, andiamo, esatto, togliamo tutto quello che non serve, no? Gli orpelli via, ogni tanto devono andare via. Sì. Sì. Monica, volevo concludere anche che la storia comprende anche questa figura del padre, che è stato assente. Parliamo ancora Sì. dopo. Ok. Sì, adesso ci Meglio così, ascoltiamo un allora. brano e poi affrontiamo Grazie. questa figura che sicuramente è stata un po', diciamo, magari un po' nell'ombra, però molto importante. Quindi adesso, care amiche, sta per entrare nel nostro locale, vabbè. Non vi dico niente, ascoltiamola perché è pura poesia. Musica. Here is Ella Fitzgerald, one of the all-time greats. Money, 'cause money can't buy me love. I'll give you all.
money, 'cause money can't buy me love. I don't want money. Yeah. Ooh, I don't want money. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Say you don't want no diamond ring, and I'll be satisfied. E rieccoci su Radio SP30. Abbiamo appena ascoltato la splendida voce di Ella Fitzgerald, favolosa anche lei. E noi stavamo qui, noi chiacchieriamo in onda, ma chiacchieriamo anche fuori onda. E quindi siamo giunte, insomma, come diceva Maria Pia, a una figura fondamentale di questo tuo romanzo. Accennavi prima, quindi, la figura del papà. Esatto. Esatto, la figura del papà è stata molto importante, e anche in questa storia, diciamo che scrivere questa storia mi ha permesso anche di conoscere delle cose di mio padre che non conoscevo, ma proprio perché sono stata stimolata anche a fare una ricerca su questo argomento. Mio padre è stato prigioniero in America per 3 anni, ha fatto la guerra d'Africa. È stato preso prigioniero vicino a Tunisi e mandato in America. In America. È andato via che io avevo 20 giorni. La figlia aveva 20 giorni e è tornato che aveva 8 anni e l'altra 10. Caspita. E l'altra 10 anni. Per cui ecco, questa assenza diciamo che ha dovuto essere sostituito dalla madre, sì, e dalla nonna, figure che sono ancora alte nel mio cuore, che non sono state delle persone proprio straordinarie. Ecco, ma questo padre, Sara, se l'era inventata guardando il ritratto appeso, sì, in cucina, il ritratto del padre. Lei si era inventata il padre, sì, lei, certo, si era inventata perfetto, sì, era bello, intanto non un'invenzione, era proprio bello, e quindi se l'era inventato perfetto, che quando sarebbe tornato le avrebbe fatte giocare, le avrebbe amate, le, sì, avrebbe... Invece questo poverezzo, probabilmente segnato dalla guerra, era certo, un'altra cosa. Ed è stato drammatico l'impatto, certo, nel senso che superata la gioia del ritorno, poi abbiamo dovuto fare i conti anche con questa figura militaresca. Certo. E le due sorelle probabilmente non si sono sforzate più di tanto per conoscerlo meglio. L'hanno combattuto per tutta la vita, no, per, come dire, perché era questa durezza, non piaceva a nessuna delle due. Certo. E hanno avuto un rapporto molto conflittuale, soprattutto Sara, che non voleva essere, come dire, messa su di piedi. Sì, sì. Francamente, che sono un po' queste le cose. E questo poveretto che doveva lavorare per mantenere tutta, certo, la famiglia, no, dopo aver fatto 8 anni infatti, aver visto e vissuto, esatto, dopo aver, esatto, sicuramente vissuto delle esperienze traumatiche, certo. Beh, non sapevamo esattamente dove era stato tenuto prigioniero, e nella scrittura di questo libro mi ha fatto nascere la curiosità, certo. Sono riuscita a mettermi in contatto con un ricercatore storico. Ah, dai, che bello! Mi ha dato tutte le, mi ha trovato proprio tutte le notizie che lo riguardavano, e ha scritto a sua volta un libro che si intitola
Hereford, che è un campo di concentramento nel Texas, e quindi ha raccontato la storia di questo particolare campo di concentramento dove mio padre Era stato. risultava prigioniero in quell'uomo. Ecco, Certo. questa cosa, insomma, diciamo che la scrittura mi ha portata alla scoperta di questa storia di mio padre. E come dire, quando è morto giovane mio padre, e quando, come dire, dopo morto ho avuto sensi di colpa per averlo preteso perfetto, quando Certo. perfetto, ecco, e quindi anche questi, mi sono liberata anche dei sensi di colpa trovando delle lettere che scriveva a mia madre Ah. e trovando dentro queste lettere una scrittura così bella che sembrava poesia. Che bello. E quindi il risultato è che probabilmente si fa fatica anche a conoscere quelli che ci stanno accanto, perché attribuiamo loro pregi, difetti, secondo il nostro metro, Sì, misura. è vero, è vero, sì, E hai. quindi emerge anche questo aspetto della complessità dei sentimenti E nelle persone. hai ragione, hai detto una cosa bella, nel senso che ovviamente tu hai visto il papà con gli occhi di una bambina e che, come vede il principe, immagina il principe azzurro, no? Quindi un papà perfetto, un papà, però ovviamente con gli occhi di una bambina, giustamente, cioè nel senso era, credo, normale, tutto. Avrebbero pensato a quello che sicuramente avrai pensato tu, idealizzato, no? Questa figura che però ovviamente nel frattempo aveva vissuto delle bruttissime esperienze e che era Esperienze stato terribili. segnato, certo, ovviamente è stato segnato nel corpo, nell'anima e che quindi non vi ha magari offerto ciò che voi vi aspettavate. Quello che volevamo noi. Certo, E in certo. ogni caso, ecco, questa è, diciamo, in questo romanzo poi ci sono tutte, c'è la storia del cortile, di come si viveva nel cortile, Sì. c'è la storia appunto della vita con la nonna, con la Sì. mamma. E ci sono molti dei, cioè, ci sono storie d'amore che si vivono anche a 60 anni. Certo. C'è questa figura della sorella che poi emerge migliore di quella più impegnata, Ah, è vero. perché anche una sa scrivere, l'altra sa ballare, per Certo, dire. ognuno. Esatto. Ognuno ha la sua caratteristica e quindi imparare a rispettarsi per quello che Brava. si sono, si Bello. cercano queste due sorelle, si cercano, ecco, c'è un percorso proprio di questo genere per arrivare ad essere sorelle anche rispettandosi a distanza, Sì. perché si rispetta proprio l'intimità dell'altra. Certo, sì, beh, questo è bello, è un bel messaggio, ecco, comunque ovviamente non siamo tutti uguali, no? Però dobbiamo rispettarci e accettarci per quello che siamo, anche per quello, perché comunque è ovvio che ognuno è diverso, no? E dobbiamo imparare ad accettare queste cose, certo, è una cosa molto importante, poi soprattutto all'interno di, cioè, comunque di una famiglia, no? A maggior ragione, esatto. Se, una cosa che bisogna. Sì, Anche perché sarà un luogo comune, dove sarà, la diversità arricchisce, no? Ma certo. esatto. Cioè, adesso stiamo parlando della famiglia, ma pensiamo anche a questo discorso più ampio per quanto riguarda la società. Comunque, noi dobbiamo sempre avere rispetto per tutto quello che magari non è uguale a noi, non è come noi, non è ma tanto, cioè. Avere sempre un occhio comunque anche per la diversità non vuol dire che se è una cosa diversa da noi deve essere per forza peggiore, ma assolutamente, ma valutarla come Ma una risorsa. figuriamoci, Esatto, sì. Questo è ma molto certo, importante. bene, niente, voglio dire che la curiosità del libro deve restare perché Sì, beh, certo. ci sono tutti i particolari No, no, non raccontati, i particolari svegliamo. delle riflessioni, della sofferenza, della gioia, Certo.
Infatti, guarda, la sensazione quando lo leggi è proprio quello di, cioè, ti vedi è come davanti a un film, cioè, sì, proprio sei proiettata dentro, certo. Sì, quando c'è la descrizione del caprifoglio, cioè, ne senti quasi l'odore. Capito? Che bello, cioè, ecco. Ma guarda, credimi, è veramente vale la pena. È un romanzo vivo, è carta viva questa. Bello, grazie, proprio è carta viva. Ma non lo dico perché ce l'hai, perché è un'amica, ma perché la rispetto tantissimo. Ma è proprio perché è così. Sì, sì, perché è la verità. No, no. L'ho letto tre volte, il secondo l'ho regalato. Perché sì, perché poi ogni volta scopri qualche sfumatura. Sì, è vero, no? È vero. Poi l'ho riletto anche perché per decidere i brani da suonare. Sì, certo. Insomma, quindi sicuramente. Però è proprio carta che è viva. No, carta che ci parla direttamente, bello, beh, esatto, questa è la cosa più bella, perché comunque a me piace, io penso che sia il sogno di tutti i lettori, proprio tuffarci, no? Quando leggiamo siamo completamente immersi nella situazione che ci ritroviamo dentro anche noi, e è proprio bello, questo il bello di leggere. Raggiungere questo risultato sì, è sì, stimolante, sì. Insomma, anche per chi scrive. Eh beh, caspita. No, no, assolutamente. Beh, detto, con l'attività anche di Book City, che c'è, sì, comunque anche i ragazzi, quelli più giovani, c'è un tentativo di avvicinare ancora di più, sempre di più i ragazzi alla lettura, sì, e di tornare comunque effettivamente sì, al valore della poesia, al lavoro del testo, al sì, lavoro bisogna, sì, al sì, valore. Bisogna Esatto, spingere molto, scritta, sì, su questa cosa, perché comunque, guarda, non credere, ma comunque anche i giovani magari non dicono, ma i giovani non leggono, no, secondo me stiamo un po' tornando, stiamo un po' riscoprendo anche proprio la lettura, e ben venga questa cosa, sì, perché non c'è come uno dice, magari c'è chi preferisce vedere il film, no, oppure leggere il libro, ma il libro è sempre un'altra cosa, eh? Non c'è niente da fare, sì, il libro ti trasporta in un altro mondo, ti fai proprio un viaggio, ecco, ogni romanzo è un viaggio diverso. Ed è proprio, cioè, a me la cosa che piace, io sul mio comodino ho tantissimi libri lì che mi aspettano, e proprio, a volte la cosa proprio bella è che non riesci a lasciarlo giù. Piuttosto fai le ore piccole, sei lì che leggi fino a tardi, ma è la cosa proprio bella è quella, che dici no, non posso andare a dormire no, non ce la faccio, devo andare a vedere come finisce. Io leggo anche di notte, Ma poi non dorme mai. è il Madonna, momento. tu dici, è piccola come me, siamo piccole tutte e due, ma hanno forza, Cara. per arrivare alla città così. Caspita, ce lo auguriamo tutti. Eh beh, ma come si dice, nella botte piccola cosa c'è? Ma non esageriamo, Sì, eh. ti diciamocela ogni tanto, diciamocela, Oh, di va bene, poi la sportiva, esatto. sempre Diciamole, bene. gridiamola. Ecco, ci saluta anche un altro ascoltatore che si chiama Luca, che ogni tanto è con noi. Ciao Luca, grazie. Questa sera guarda che è una tavolata sulle donne. Quindi se vuoi sederti al nostro tavolo, prenditi un drink. Esatto. Perché guarda, chiacchiere favolose e musica super. Adesso ci ascoltiamo un altro brano e poi facciamo delle ultime considerazioni, diamo, diciamo, un po' cosa bolle in pentola nei prossimi giorni, ok? Ok. Adesso sta per arrivare un altro big, eh? Musica. Sì, musica. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. E rieccoci su Radio SP30. Beh, abbiamo ascoltato anche questo big. Stasera siamo fortunate, devo dire che il nostro parterre musicale è favoloso. Fantastico. Ah, sì. I nostri ospiti di questa sera ci stanno regalando una serata pazzesca. Nel frattempo ci scrive ancora Paola Pierri, ci ha messo un cuoricino, ha detto grazie. E quindi adesso, insomma, ci tocca già tirare le somme, mi dispiace perché veramente sarei andata avanti tutta la sera a chiacchierare, mi dispiace proprio, ma comunque ci ridiamo appuntamento, care amiche. Certo. Sì, organizziamo un'altra bella tavola rotonda. Va bene, sicuramente. Sì. E quindi, allora, dicevamo, cara Antonietta, vediamo un po' cosa bolle in pentola per questi prossimi giorni, cosa succederà? Dicelo un po' tu. Allora, quindi io praticamente invito tutti a questa, diciamo così, a questo secondo e ultimo appuntamento di questa rassegna musico-poetico-letteraria musicale che si svolge appunto a Ozero, sì? Nel Prato Cinese del Comune, e nella sala consiliare. Alle ore 16, domenica alle 29, no, 28, scusate, 28, domenica 28, sì? Alle ore 16 ci sarà poi un rinfresco che viene diciamo, offerto gentilmente dal sindaco, che ringrazio sempre, e sarà ospite appunto cioè Maria Pia con la presentazione sul libro, Erika Galeazzi che è la relatrice, sì? E che farà da mediatrice, da moderatrice durante la presentazione, e poi appunto suonerò io con a pianoforte e con Paola Pietri, appunto, che è una fantastica cantante jazz, e vi faremo passare, diciamo, quest'ora, oretta e mezza, di cultura, beh, di bellezza, anche di bellezza, hai detto giusto, perché qua abbiamo un po' che erdarsi di donne bellissime, talentuosissime. E quindi direi che a questo punto ci vuole un mega applauso dal nostro parterre di questa sera. Applauso! Certo, senti qua. Felicità di sentire fuori delle cose, delle persone fantastiche, e mi hai messo a mio agio. Bene, sono contenta. No, assolutamente, la nostra sono sempre delle belle chiacchierate tra amiche. Grazie. E quindi, grazie. Ovviamente, però, questo è solo un arrivederci, perché le amiche si rincontrano, quindi non è che si vedono una volta e basta. Quindi, anche personalmente, certo, possibilmente, personalmente. Rispettando tutte le regole, brava, esatto, come dobbiamo fare, vaccinandoci, brava, vaccinandoci.
Brava, lanciamo Ecco, questo io messaggio. anche la terza dose. Brava, e io l'ho già prenotata, quella però ce l'ho a gennaio, quindi io ho fatto la seconda dose dopo l'estate, quindi a gennaio. Mi raccomando, il vaccino che è molto importante. Ritorniamo tutti alla vita Brava, normale. sì, abbracciarci, a baciarci, che ormai non sappiamo più neanche come si fa perché non ci baciamo più. Madonna, E ma lo sai quindi, cosa significa per gli sì. anziani non potersi abbracciare? No, no, Nel no, momento guarda. in cui si ha più bisogno di relazioni, di È abbracci, vero. appunto, e invece avere delle restrizioni non è bello, ma No. voglio dire, bisogna fare le cose che servono per uscire da questa situazione, È perché vero, non è sì, bello. basta, Manca no. proprio la relazione, Sì, manca l'abbraccio. è vero. Per ritrovare le proprie radici. Brava, brava, le nostre radici come il caprifoglio che vanno in profondità, giusto? È un libro che è disponibile nelle librerie, è disponibile, basta ordinarlo se non c'è. Certo, arriva. Poi è disponibile anche, se posso dirlo, Monica, Sì, vai. sul sito della casa editrice che è www.alienoeditrice.net. Sì. Poi Perfetto. si trova su Amazon, nelle Sì. librerie, in IBS, in Facebook e poi altri shop online. Quindi basta Certo. cliccare, mettere Le radici del caprifoglio Sì. di Maria Pia Trevisan Esatto. e uno può regalarlo per Sì, per Natale Natale è un'ottima idea. e oppure beh, prenderlo per se stesso, Esatto, affrontare esatto. un'altra lettura. Poi ascoltami, ma poi dici la musica è dappertutto. Dentro poi c'è un personaggio che mi ha colpito tantissimo, che tra l'altro è sul pianerottolo e suona il pianoforte, suona un brano di Rachmaninoff. Ah! Non sbaglio, giusto? Però! Lui suona da casa sua e Nina lo ascolta qui Certo! dalla Che casa di Nina. bello! Infatti, ho detto, quando l'ho letto, ho detto, ma scuola. Assolutamente! Che bello! Bellissimo, È ma. una Ecco, bella storia d'amore, l'importante è eh? quello. Sì, perché abbiamo bisogno d'amore. No, 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 sempre! È un romanzo d'amore questo, perché si va alla ricerca dell'autenticità dei sentimenti. Ecco, alle radici proprio del sentimento. Bene, sono proprio contenta di questa serata. Beh, innanzitutto vi faccio un grosso in bocca al lupo per domenica. Grazie Monica. Invito grazie a tutti, anche gli ascoltatori che Sì. hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. No, guarda, dai commenti che sono arrivati, devo dire che sono stati tutti molto contenti di questa serata. Io sono stata molto contenta, assolutamente felicissima. Dico, purtroppo è già finita, ma qua veramente i minuti corrono. E come ho detto prima, questo è solo un arrivederci perché ci sentiamo. Arrivederci. Sì, cari amiche, arrivederci. Ci troveremo un'altra bella tavola rotonda con altri sottofondi e altri argomenti molto, molto interessanti. Ok, ciao, arrivederci, Ringrazio, grazie, esatto, ringrazio ciao. Maria Pia E buona Trevisa. sera a tutti. E ringrazio Antonietta Incardona, grazie per essere state qui con noi e un Grazie, grosso in bocca al lupo per i vostri progetti. anche a te. Grazie, aspettiamo domenica alle 16 Domenica alle a 16 a Ozero, perfetto. Ozero nella sala consiliare del comune. Benissimo. Ok, Grazie, un grazie, ciao, bacione. grazie di nuovo, arrivederci. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao. Bene, io ringrazio, sono molto, molto elettrica questa sera, mi è piaciuta molto questa puntata, è stato bello chiacchierare con queste due donne fantastiche, veramente sono due super donne, poi mi piacciono veramente le persone si sente che hanno proprio la luce negli occhi, no? Mi piace molto questa cosa, la curiosità, la voglia di fare, tanti, tanti complimenti. Noi questa sera ci salutiamo. Vi auguro un buon weekend, l'ultimo weekend di novembre, perché poi finalmente arriviamo a dicembre. Dicembre, ovviamente, con tutte le cose belle che ci porta dicembre. Avete già cominciato a preparare, a tirare fuori gli alberi di Natale, le lucine? Io sì, devo dire che l'allestimento esterno l'ho già fatto. Ecco, mi manca quello interno e provvederò al più presto. Un grosso in bocca al lupo a tutti per le vostre cose, i vostri progetti. Un bacione. E noi?
Come al solito, ci sentiamo settimana prossima, ore 21, Radio SP30 con Viva la Mamma. Ciao! What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. Risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.